ci-ri-siamo, ci-ri-siamo. Ma da Iliad non hanno ancora imparato niente? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, ci-ri-siamo. I nostri amatissimi operatori telefonici ci stanno tirando l'ennesima fregatura. Come ormai sappiamo da tempo, il loro scopo primario è riuscire a tirare fuori più soldi possibili dalle nostre tasche. Per fortuna l'arrivo di Iliad li ha un po' limitati, li ha calmati, è venuta incontro paradossalmente a noi clienti, perché appunto andando a darci un servizio con un costo molto più basso di quello a cui eravamo abituati e soprattutto con giga maggiorati rispetto a quelli che ci venivano dati prima, tutto questo ha per fortuna dato un freno a quello che erano diciamo le abitudini dei nostri amatissimi operatori classici nel darci la nostra fornitura telefonica per i nostri smartphone. Crederanno sul serio? Una società di cui i nostri clienti si fideranno? Però adesso ci risiamo. Sembrerebbe già che alcuni di questi operatori stiano tentando l'ennesima furbata. Cosa vuol dire? Che nei nuovi contratti che vengono proposti ai clienti viene introdotto un contratto con aumento di prezzo che va a seguire quello che è l'incremento Istat. Cosa vuol dire? Che praticamente il prezzo che andremo a pagare a inizio contratto non sarà più quello che pagheremo l'anno dopo, nemmeno quello successivo e via dicendo, perché sembrerebbe che già solo con un aumento dello 0,1% per quanto riguarda l'Istat, loro applicheranno un aumento del 5%, quindi anche solo uno 0,1% Istat corrisponderà a un 5% sul nostro costo mensile per quanto riguarda le nostre ricariche telefoniche. E se poi questo aumento Istat dovesse essere maggiore, allora quel 5% non sarà più del 5%, ma sarà ancora una percentuale superiore. E questa, ragazzi, è tanta, tanta roba. Grazie, amico. Vado a farmi una birra io. Alla salute, Kevin. Grazie, Giorgio. Ma la cosa peggiore è quello che stanno cercando di fare sui vecchi clienti, o meglio sui vecchi contratti, che ovviamente non sono soggetti al rincaro Istat. E allora tentano di far cambiare il contratto. Cosa vuol dire? Che potrebbe arrivarvi un SMS che vi invita a mantenere lo stesso prezzo che avete attualmente con anche un aumento di giga. Basterà inviare un SMS con scritto opt-in. Se inviate questo messaggio avrete la stessa cifra di partenza che state pagando adesso con dei giga in regalo. Ma dietro tutto questo c'è una fregatura, che è appunto l'accettare un contratto nuovo che sarà poi un contratto che andrà a seguire quello che è appunto l'andamento Istat, quindi con un aumento, come abbiamo detto, di anno in anno di quello che è il vostro canone mensile. E in più, ovviamente, essendo un contratto che viene accettato con quelle rincaro, non si può dire ok, allora chiudo il contratto perché avete aumentato il prezzo. No, perché non è un aumento di prezzo non dichiarato, ma un aumento che voi avete accettato nel contratto, perché è un aumento Istat. Quindi c'è questa bella fregatura dietro l'angolo, e sicuramente Iliad in questo momento sta festeggiando, e sta festeggiando di brutto. Perché comunque tutto questo porterà i clienti degli altri operatori verso Iliad, come se già ce ne siano pochi che stiano andando verso Iliad. Iliad mi sembra che abbia superato i 9 milioni di clienti attualmente, e probabilmente dopo questa ennesima genialata dei nostri amatissimi operatori telefonici probabilmente avrà un'impennata di brutto a livello di richieste di nuove SIM, perché ragazzi, adesso parliamoci chiaro, va bene prenderla in quel posto continuamente da questi operatori. Prima lo prendevamo e non potevamo fare niente, perché comunque erano tutti bene o male sullo stesso andamento, sulla stessa idea, erano un po' tutti d'accordo di mettercela in quel posto, mentre ovviamente con l'arrivo di Iliad c'è una scappatoia che ha salvato tanti tanti euro che stavano uscendo senza motivo dalle nostre tasche. Quindi dopo il monopolio nel decidere prezzi assurdi da pagare mensilmente, come se
se ci stessero dando dell'oro. E dopo la genialata delle fatturazioni a 28 giorni, tutte cose ovviamente che sapete benissimo, perché chiunque di noi ha avuto a che fare ovviamente con queste situazioni, adesso arriva anche questa bellissima nuova notizia dai nostri sempre amatissimi operatori telefonici. E tutto questo viene giustificato da questi operatori come difficoltà nel rientrare nei costi di gestione per quello che è attualmente il costo dell'energia e tutto quello che è stato il rincaro che c'è stato appunto poi causato ovviamente dalla guerra, dall'energia e via dicendo. Quindi loro hanno deciso di fare tutto questo per diciamo starci dentro, altrimenti non riuscirebbero a sopravvivere. Un po' questo è il concetto che vi viene trasmesso. Ci rendiamo anche conto che questi operatori cacciano tantissimi soldi a livello pubblicitario in maniera esponenziale, cioè parliamo della Serie A di calcio, parliamo di personaggi famosi magari strapagati o addirittura magari pubblicità in determinate situazioni che hanno costi importanti, quindi magari delle pubblicità un po' più easy, dei costi pubblicitari un po' meno importanti, e magari non si sarebbe arrivati a queste situazioni in cui si trova dei modi meschini per estrapolare più denaro nelle tasche dei clienti. Quindi ragazzi, questo era solo un video per informarvi di quello che sta succedendo per l'ennesima volta nella telefonia mobile. Pensavamo tutti che tutte queste meschinità sarebbero finite con l'arrivo di Iliad, perché comunque gli altri operatori ormai sanno che se fanno determinati atteggiamenti poi mandano i loro clienti verso Iliad, ma invece no, non hanno imparato la lezione che ha portato Iliad all'inizio probabilmente questa volta sarà un'ennesima lezione che vedremo se servirà o se tra un po' di tempo ritireranno fuori ancora qualche altra genialata. Quindi ragazzi, se questo mio video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao, al prossimo video!